dal 30 luglio al 5 agosto 5 serate in Piazza dell'Unificazione dedicate ai nostalgici degli anni 80. Torna a Marotta, nel comune di Mondolfo, la quarta edizione del Festival Marottanta, un tuffo nel passato, la scoperta di brani, film e intrattenimento di quel tempo. L'evento è organizzato dalla Proloco Marotta in collaborazione con l'amministrazione e vedrà diversi ospiti, primo tra tutti il concerto di Raff, che festeggia i 40 anni dall'uscita del famosissimo singolo Self Control, poi Tracy Spencer, Claudio Simonetti, Ivan Cattaneo e i Rockets. La manifestazione comincerà il 30 luglio con un monologo dello scrittore Lorenzo Marone, che parlerà della generazione X, la generazione degli anni 80, dei miti, delle storie, delle leggende degli anni 80. Poi proseguirà con un film iconico di quegli anni, Ghostbusters. Il giorno dopo, il 1 agosto, avremo un concerto con i numeri 1 pop anni 80, i Rockets, inventori della musica elettronica di quegli anni. Poi avremo Ivan Cattaneo e Tracy Spencer, anche loro in cima alle classifiche della metà degli anni 80. Il 2 agosto una serata dedicata alla disco, alla Italo Disco, in voga nelle discoteche, che hanno raggiunto il loro apice proprio in quel decennio. Poi avremo il 3 agosto l'evento clou, diciamo, il concerto di Raff. Questo, a differenza degli altri eventi al Molo Arena, tutti gli altri eventi invece si svolgeranno in Piazza dell'Unificazione a Marotta. Tutti gli altri eventi gratuiti, naturalmente il concerto di Raff ha un biglietto con un prezzo popolare. Il 4 agosto chiudiamo la manifestazione con il concerto dei Goblin, i Goblin di Claudio Simonetti, l'autore di tutte le colonne sonore più importanti dei film di Dario Argento. Gli appuntamenti inizieranno intorno alle 21. È davvero un evento che si è affermato nel tempo come un appuntamento imperdibile della stagione estiva del nostro territorio, per la nostra cittadinanza, per tutta la comunità, ma anche per i turisti e i tanti appassionati di quegli anni. Quindi saranno grandi serate con spettacoli dal vivo, musica, cinema, e ci sarà un grande coinvolgimento da parte di tutta la comunità. Come amministrazione siamo orgogliosi, torniamo dopo diverso tempo al Molo Arena, una struttura, uno spazio fronte mare, c'è un palco fronte mare, e uno spazio che contiene 4.300 persone, per cui vi aspettiamo tutti al Molo Arena. Vi ricordo che per vedere tutti gli eventi potete andare su Destinazione Mondolfo Marotta.